Buonasera, buonasera a tutti, grazie. Grazie mille, benvenuti sempre alla Casa del Jazz. Questa sera vi presentiamo e celebriamo il ritorno di uno dei nostri migliori chitarristi jazz, Nicola Mingo. Ci presenta il suo nuovissimo disco che ho qui nelle mani, appena uscito per l'etichetta benemerica, etichetta Alpha Music. Abbiamo qui in sala Fabrizio Salvatore, a cui dedicherei un applauso, non lo vedo ma c'è. Sono sicuro che c'è. Insomma, le poche etichette che ancora con grande fatica e grande determinazione continuano a documentare il meglio del jazz italiano vanno evidentemente aiutate e salvaguardate. Ma i 60s in Jazz è appunto il disco che Nicola ha realizzato con un quartetto straordinario che vedrete tra qualche istante su questo palco. E il titolo ci diceva che è in qualche modo una celebrazione della sua vita, della sua carriera, ma anche al jazz degli anni 60, quindi ai grandi maestri che in quegli anni hanno operato e si sono esibiti. Ma torniamo al quartetto di questa sera con Nicola Mingo che lo guida, e da Pietro Ciancaglini al contrabbasso, Pietro Iodice alla batteria, Francesco Marziani al pianoforte. Nicola Mingo, My 60 in Jazz. Buon ascolto. Thank you.
grazie insomma di essere qui questa sera in questa veramente la, come dire, la casa del jazz, quindi per noi jazzisti proprio il massimo insomma che si può avere, la possibilità di esibirci in una struttura così importante, in un auditorium così, così bello e così, diciamo, come dire, che ha un suo, come dire, proprio un suo peso proprio per la storia del jazz qui a Roma, insomma. Quindi grazie a Luciano Vanni, grazie a tutta l'organizzazione, grazie anche a Daniele Pitteri che non è in sala ma comunque insomma è stato, come dire, molto presente in tutta questa organizzazione. Allora, questa sera abbiamo il piacere e l'onore di suonare con grandissimi musicisti che io conosco da tantissimi anni e che insomma, come dire, adesso sono riuscito finalmente a, come dire, mettere insieme e creare questo gruppo My Sixties in Jazz. My Sixties in Jazz vuole essere un omaggio ai miei 60 anni di jazz e al jazz degli anni 60. Infatti il primo brano che avete ascoltato si chiama Bopping, in omaggio al bebop ma anche all'hard bop, soprattutto all'hard bop, a quello che facevano Freddie Hubbard, Clifford Brown, ma pure Wes Montgomery, insomma. Quindi e quindi per me la scelta, diciamo, dei musicisti è stata fondamentale, perché insomma io conosco da tantissimi anni il grande batterista Pietro Iodice. Prego un applauso a Pietro Iodice. Pietro Iodice, che ci siamo conosciuti quando eravamo ragazzini, lui lo racconta sempre, insomma, che io ho messo un annuncio su Bricca Brax, avevo 16 anni, insomma, e dissi appunto, cercando un gruppo per suonare jazz, e lui rispose, capito? Quindi da lì poi è nata, diciamo, la nostra amicizia e il nostro sodale. Brax è una sorta di porta portese, esatto. Lezione napoletana. Quindi è nata, diciamo, questa amicizia e poi questo sodalizio musicale che ha portato, diciamo, a questo grandissimo risultato di questo CD, di cui io vado fiero, anche perché veramente devo dire tutto è stato fatto, diciamo, nella maniera migliore. Devo dire, devo fare anche un applauso anche a chi ha collaborato a questo CD, cioè Riccardo Romagnoli, che ha fatto le foto del CD, veramente Riccardo Romagnoli, Nerina Fernandez, la mitica Alpha Music, Alessandro Guardia, Fabrizio Salvatore, Alfa, che tutto fanno. E quindi tutti i collaboratori come Anita Buscetto, Monica Perezzesca, eccetera. Dopodiché, allora, la band è formata da Pietro Iodice alla batteria, grandissimo Pietro Ciancaglini al contrabbasso, e il formidabile Francesco Marziani al piano. Allora, il primo brano era di mia composizione, si chiamava Bopping. Il secondo brano invece è un omaggio ad Art Blakey e Jazz Messengers, che scritto da Terence Blanchard, e si chiama Two of a Kind, ed è stato il manifesto del jazz di Art Blakey nell'ultimo gruppo degli anni Ottanta. Quindi Two of a Kind, grazie a tutti e buon ascolto. Thank you.
grazie, grazie. Stiamo seguendo l'ordine del CD, cioè proprio come stanno sul CD, così ve li stiamo facendo ascoltare, perché credo che sia importante anche il modo con il quale vengono proposti alcuni brani, insomma, perché questi sono brani particolari, che hanno un mood storico, insomma, io ho cercato di creare una scaletta che sia quanto più coerente possibile. Il prossimo brano è un brano mio originale, si chiama Flying, è costruito, vabbè, giusto per gli addetti ai lavori, insomma, su una serie di passaggi molto cari a Bud Powell, a Dizzy Gillespie, cioè passaggi di semi diminuita, un tono di distanza da un tono dall'altro, e ricorda insomma un minimo anche quelle cose storiche tipo Oblivion o Wooden You, insomma, ecco, è un brano di mia composizione, si chiama Flying. Thank you.
grazie, grazie. Questo qui appunto era un brano di mia composizione, Flying, quindi volando, volando con la musica, insomma, ecco la cosa più semplice, diciamo, che mi viene in mente. Mentre il prossimo brano invece è sempre un cavallo di battaglia di Art Blakey, Jazz Messages, scritto dal grandissimo Wayne Shorter, che purtroppo, insomma, non è più con noi. Io prego di fare un applauso alla memoria del grandissimo. Wayne Shorter, che a mio avviso è stato uno dei più grandi compositori della storia del jazz, ha fatto dei brani veramente stupendi. E questo è uno dei tanti, ed è stato sempre, diciamo, un cavallo di battaglia di Art Blakey, Jazz Messages, e si chiama One by One. Thank you.
grazie. One by One, insomma, un capolavoro di One Short, è suonato tantissimo dai Messengers, il periodo diciamo di Clifford Brown, Horace Silver, eppure Freddie Hubbard, eppure Wynton Marsalis, quindi insomma molto importante riproporre diciamo questo brano alla luce però di quelle che poi è la contemporaneità, perché in effetti il, diciamo, l'operazione qual è? Quella di riprendere quello che era il mood, il sound degli anni 60, ma attualizzarlo diciamo ai giorni nostri, quindi renderlo diciamo anche più, come dire, attuale, insomma, ecco, questo è un po' il senso di questo progetto. Un altro brano si chiama, scritto sempre da me, si chiama Bakian Blues. Perché Bakian Blues? Perché io ritengo che ci sia una grandissima, come dire, affinità tra John Sebastian Bach e Charlie Parker. Cioè nel senso quello che poi era il bebop in realtà, senza voler esagerare, però ha delle radici molto forti nella musica di John Sebastian Bach. Quindi appunto ho voluto scrivere questo brano che si chiama Bakian Blues e ve lo faccio ascoltare. Thank you.
grazie. Era molto importante per me sottolineare questa, diciamo, come dire, insomma, similitudine nel fraseggio, no? C'è Johann Sebastian Bach nel 700, Charlie Parker nel 900, riprende, diciamo, quel mood creando il bebop, cioè una roba geniale se ci pensiamo, no? Che quelle cose che faceva Johann Sebastian Bach in realtà erano, tra virgolette, per noi addetti ai lavori in battere, no? Mentre invece Charlie Parker suonava tutti i gruppi, no? Questo è, diciamo, più o meno il senso, no? Quindi il bebop, no? C'è questo modo di suonare, questo modo di fraseggiare, di fare lo scat, che però ha un'origine secondo me storica, perciò ho voluto omaggiare Johann Sebastian Bach. Il prossimo brano si chiama The Mother Blues ed è un omaggio al sommo Wes Montgomery. Thank you.
Thank you.
Pietro Iudici alla batteria. Pietro Ciancaglini al contrabbasso. Francesco Marziani al piano. Grazie, oggi è anche San Nicola, quindi insomma grazie, potete dirlo forte, grazie. Applauso a San Nicola. Allora adesso vi omaggerò di un brano di mia composizione, ma completamente in guitar solo, perché a me piace moltissimo il mood di Joe Pass. E praticamente ho composto questo brano che si chiama My Guitar Solo, quindi è una sorta, diciamo, di come dire, omaggio al sommo Joe Pass, però nello stile di Mingo, insomma, quindi è una cosa particolare, personale. Vabbè. Grazie. My Guitar Solo è un brano, diciamo, che io appunto ho proprio voluto inserire all'interno di questa scaletta, proprio
per omaggiare, diciamo, quello stile polifonico, cioè di suonare la chitarra con canto, basso e armonia, che è una delle cose che mi è sempre piaciuto particolarmente fare. Un altro brano, adesso questo è un omaggio al grandissimo George Benson, che però in effetti è stato scritto da Leon Russell, è un brano che praticamente è stato portato al successo da George Benson, ma in realtà è stato scritto da Leon Russell, è un, diciamo, uno storico brano, e si chiama This Masquerade. Thank you.
Leon Russell, grandissimo compositore, che però chiaramente la sua versione non è stata così famosa come quella di George Benson, perché George Benson insomma è diventato Grammy Award con questo brano, veramente una cosa magnifica. E quindi insomma noi abbiamo ripreso, come dire, la matrice originale, il tema originale di Leon Russell, per fare poi, diciamo, una nostra versione di questo brano. Adesso un altro brano particolare, lo devo spiegare, si chiama Dog Song. Allora, questo è importante, questo si deve spiegare bene. Perché Dog Song? Perché io praticamente, quest'estate, praticamente, prima di partire per le vacanze, stavo per perdere il mio cane. Insomma, è successa una cosa, diciamo, un po', diciamo, grave, per cui abbiamo dovuto portarlo poi, diciamo, in una clinica, eccetera. Questa cosa ha portato, diciamo, una sorta, sai, anche di sconforto nella nostra famiglia, perché comunque il cane, insomma, ormai sono 14 anni, quindi fa parte proprio della nostra famiglia. E allora io, all'indomani poi della sua rinascita, perché è tornato, devo dire, più in forma di prima, ho scritto questo brano proprio per così, insomma, per una cosa di buon augurio, e si chiama Dog Song. E per l'occasione lo voglio suonare e cantare con lo scat vocal, che è una cosa particolare del jazz, che insomma a me piace particolarmente. E quindi Dog Song. Thank you.
Grazie. Sarà contento il cane. Guarda. 100 anni. Grazie. Avrà un nome? Assolutamente, sì. No, diciamo ha due nomi. Devo dire due, perché uno gliel'ha dato mia moglie, che è un po' più, diciamo, edulcorato, no? E la chiama Mela, capito? Mela, perché... Mentre io gli ho dato un nome un po' più... di battaglia forte, e la chiamo Zerbia, che ha proprio un nome molto, diciamo, incisivo, perché ha poi un carattere molto forte, e quindi ogni volta poi ci sta questa dicotomia, come si chiama il cane, allora alcuni dicono Mela e altri dicono Zerbia, capite? Insomma, comunque. Facciamo un applauso al cane. Allora, un altro brano sempre di mia composizione. Questo è un brano che io ho scritto nel 1991, insomma, diciamo un brano melodico, e all'epoca, devo dire, insomma, ero anche molto giovane, per cui, insomma, è una melodia che poi, dopodiché, io ho ripescato, nel senso che ho trovato questo vecchio spartito del 91, e, diciamo, mi sembrava che fosse completamente incoerente con tutto il progetto, per cui ho pensato assolutamente di farne una versione attuale, e si chiama L'alba dalla notte. Mm.
Adesso un omaggio alla mia Napoli, perché io insomma sono napoletano e quindi non si era capito, io cerco di parlare sempre in un certo modo, però poi ogni tanto scappa, viene fuori, capite? Insomma, è una cosa naturale, se ne da fare. E allora che cosa ho fatto? Ho scritto questo Neapolitan Blues, ossia diciamo un po' quello che ha fatto il Pinotto a suo tempo, per carità, insomma lui l'ha fatto in tempi non sospetti, noi insomma lo riprendiamo praticamente nel suo insegnamento e creiamo una sorta di fusione tra diciamo la napoletanità, la melodia, il senso della melodia e poi il blues, incastrando chiaramente questi due elementi a formare un tutt'uno, insomma, che poi chiaramente funziona musicalmente. Neapolitan Blues. Thank you.
grazie. Neapolitan Blues, un omaggio alla melodia napoletana e al blues, messo, diciamo, in un unico brano. Adesso invece un omaggio a un grandissimo, che secondo me poi è stato per me un diretto ispiratore nel, diciamo, nel mio modo poi di fraseggiare, il mio modo di intendere il jazz, che è Charlie Parker. E noi omaggeremo Charlie Parker con uno dei suoi, secondo me, capolavori, veramente un brano veramente fantastico, per come è stato scritto, per come, diciamo, poi come dire, è stato suonato poi da tutti i migliori jazzisti del mondo, ed è Confirmation. Thank you.
Grazie, grazie, grazie. Grazie, My Sixties in Jazz. My Sixties in Jazz. Questo quartetto qua, My Sixties in Jazz. Pietro Iodice alla batteria, un applauso. Pietro Ciancaglini al contrabbasso. Francesco Marziani al piano. E Nicola Mingo alla chitarra. Grazie, grazie, grazie. All the best. Grazie, grazie. Allora facciamo questo bis, dato che ce l'avete insomma chiamato.
scena la batteria. Pietro Ciancaglini al contrabbasso. Francesco Marziani al piano. E Nicola Mingo alla chitarra. Grazie. Grazie, grazie. Grazie a voi, grazie alla Casa del Jazz, grazie all'Alfa Music e grazie a tutti quelli che hanno sostenuto questo progetto. All the best. All the best.